Prendere. Aspettiamo che Come si entrino fa? tutti, vedo che alcuni hanno la connessione in corso. Gabriella non riesce a entrare. Dici tu, Anna. Sì, aspettiamo 2 minuti che si connettino tutte. Vedo che continuano a entrare persone, per cui aspettiamo un attimo. Donatella, vedi che si connettono? Sì, ok, perfetto. Devo riprendere da capo? Sì, posso Sì, assistere. sì. Ti sei fatta prendere dall'emozione. È partita all'improvviso, Ma vi avete detto così? No. Non sapevamo cosa dire, cosa fare. Volevamo fermarti, ma... Sì, ma io ho capito in realtà che dovevo farlo perché Cioè, la quello regia mi dà... che Ma non ci sono problemi, penso, no? avresti fatto. Oh. Proprio una cosa vera, quindi meglio così. Bene, sono le 5 ora e tutte le, diciamo, se volete possiamo iniziare. Datemi il ciak e dunque dicevo che appunto è un appuntamento bellissimo e è per me un onore salutare a nome della Società delle Letterate Edith Bruck di incontrarla per nominarla socia onoraria della Società Italiana delle Letterate. Siamo tutte felici della sua presenza e della sua vicinanza. E nel passaggio di consegne tra direttivi, ricordavo anche poco fa che con Luisa Ricaldone, che mi ha preceduto nella presidenza della SIL, il nome di Edith Bruck fu tra i primi menzionati tra le scrittrici che volevamo nominare come socie onorarie. E questa sede è forse il momento più appropriato, questo è il momento forse più appropriato perché siamo in prossimità del nostro convegno biennale che quest'anno sarà interamente dedicato alla poesia, allo sguardo ecologico che si inclina sulle cose, su tutto il vivente, che ha cura del linguaggio, tra memoria e futuro, secondo una postura che è insieme etica e politica. A Edith, scrittrice, poeta e regista, è toccata anche la testimonianza di un'esperienza indicibile, come quella della Shoah, e pur non venendo mai meno lei stessa a ciò che vive come un dovere di tutta la sua vita, parlare per quelli che non ci sono più, per quelli che non hanno potuto raccontare, lei stessa ci dice che non vuole essere solo una testimone. Edith, infatti, è una scrittrice, una narratrice, una poeta, che della parola fa giustamente una forma di cura, di restauro amoroso della realtà, quanto più questa appare disintegrata dalla sopraffazione e dall'ingiustizia. Edith Bruck non è interessata alla denuncia dell'orrore, ma alla comprensione di ciò che accade mentre il mondo sembra volerla cancellare, annichilire, scoprendo in sé la forza di conservare intatta la capacità di amore e di desiderio verso il mondo. Questo nell'attraversamento nella sua scrittura
di inenarrabili, dolorose peripezie. E a questo proposito non posso non pensare all'archetipo del narratore, così come si presenta nel viaggio dell'eroe. Il suo percorso avventuroso di battaglia in battaglia, talvolta affrontando i nemici, talvolta con aiutanti, sempre in armi, dentro un senso di avventura individuale, e non confrontarlo invece con un'altra figurazione, che è quella che ci suggerisce Ursula Le Guin, la figurazione della sporta del narratore, vogliamo dire narratrice adesso. In questa sporta il narratore, la narratrice, raccoglie nel suo peregrinare tutto ciò che serve alla vita, alla propria e a quella degli altri. Semi, bacche, pianti, piante, nidi, sassi, ciottoli. A questo ho pensato leggendo Il pane perduto, quel pane che Edith ci porta, fra l'altro, dentro la sua sporta di narratrice, quel pane che rappresenta la sua casa, la sua infanzia, la madre, un pane che continua ad essere spezzato con l'altro e l'altra. Nella sua sporta, riempita in tante vicissitudini, in tanti incontri, c'è il seme della lingua che ci fa libere e della lingua che liberamente eleggiamo. E non ho potuto non associare questa scelta di Edith Bruch a quella di altre straordinarie scrittrici e pensatrici. Penso ad Hannah Arendt, che rinuncia per sempre, con buona ragione sappiamo, alla lingua tedesca, e tuttavia non dimentica mai la lingua madre, no? Lo dice sempre, quello che resta è la lingua materna, nonostante scelga di parlare e di scrivere in inglese. Penso a Clarice Lispector, che io lo ricordo in portoghese, un passaggio bellissimo in cui dice: amo la lingua portoghese, persino vorrei non aver conosciuto mai nessun'altra lingua, perché il rapporto con questa rimanesse così, diciamo, senza mediazioni, no? Unico in qualche modo. E anche Clarisse ha dovuto rinunciare alla sua lingua, è una bambina che è fuggita dai pogrom in Ucraina, è un paese che ci sta particolarmente vicino in questo momento, e che ha dovuto rinunciare a questa lingua, ma nella lingua portoghese ha ritrovato la lingua materna, perché è una lingua che si trova, torna ad essere una lingua materna, perché è una lingua che ci rimette al mondo. La terza scrittrice, guardate, sono tutte donne, è Assia Gebhar. Assia Gebhar fu molto criticata. Io ho assistito personalmente ad una sua discussione con Yoshua, che le rimproverava di utilizzare nella sua scrittura la lingua dei colonizzatori, e lei disse: ma è attraverso questa lingua che io ho potuto esprimermi liberamente, attraverso questa lingua io sono diventata scrittrice. Ecco, in qualche modo anche nella scelta di libertà, nella scelta di una lingua da parte di Edith, c'è insieme questa profonda libertà e l'altro in qualche modo di ritornare ad una lingua che ci rimette al mondo. E dicevo, in quello che troviamo in questa sporta, tornando alla sporta di Edith, troviamo il seme della fiducia nell'umanità, il seme del bene nonostante tutto, che si manifesta come inimmaginabile, imprevista felicità dentro al dolore e all'abiezione più disperante. La Società delle Letterate ha annodato negli anni la rete di una genealogia che, oltre ad abbracciare le maestre del pensiero e della scrittura del passato, le nostre antenate, si estende con la nomina delle socie onorarie alle voci del presente. Si tratta di una genealogia reticolare, rizomatica,
muove verso le origini, procede contemporaneamente in avanti e di lato e costruisce orizzontalmente le parole, la trama di parole e di nessi che annodano distanze generazionali, linguaggi disciplinari e contesti di esperienza. Ogni socia onoraria ci fa dono di uno sguardo intero sulla realtà che ci interpella e che contribuiamo a costruire. Le socie onorarie sono la nostra genealogia viva. Nel momento in cui nominiamo una socia onoraria, andiamo incontro alla ricchezza che ci viene dall'invenzione, dal pensiero, dalla poesia che proprio queste socie ci raccontano. Sono scrittrici, giornaliste, fotografe, traduttrici, pensatrici, registe. Ora, Edith Brooke, poeta, scrittrice e non solo, cui va intanto il nostro ringraziamento e il nostro profondo affetto. Grazie, grazie mille, grazie a voi davvero. Sono molto contenta di essere tra di voi, siete molto carine, molto simpatiche, veramente. Ha fatto un bellissimo discorso, soprattutto sulla lingua, secondo me. E anche per me la lingua italiana è stata la totale libertà, e la salvezza, devo dire la salvezza, anche perché io non ho mai scritto, soltanto nel 1946, proprio degli appunti dopo la guerra, perché non siamo state né accolte né ascoltate, e io ero piena di questo vissuto velenoso. Qualcuno parla? Vado avanti? Sì, certo. E quindi mi sono seduta, dato che non siamo state ascoltate, di fuori almeno in parte, minima parte, questo veleno che ho assorbito, che era dentro di me. E quindi ho pensato, se non ascoltano l'orecchio umano e la carta soprattutto. E quindi ho preso un quadernino, ho cominciato, però soltanto quasi una specie di diario all'inizio. E dopodiché sono fuggita dall'Ungheria clandestinamente e non pensavo di scrivere un libro sicuramente, ma scrivevo anche da bambina, quindi scrivere mi piaceva sempre molto. In generale scrivevo poesie. E poi dopo di che ho girato mezzo mondo finché ho trovato questo benedetto nido che per me è diventato la lingua per me è tutto. E quindi la lingua è la mia casa, è il mio paese, è la mia identità anche. Sono arrivata a Napoli nel 54 e questi sguardi dei napoletani, questi sguardi di accoglienza, di sorrisi, di commenti che io non capivo, anche perché assolutamente non parlava neanche una parola di italiano. E mi sono detta senza un motivo preciso che io qui posso vivere. Era questa la mia impressione, anche vedendo i panni stesi per la strada e questi vicoli, sentendo le voci per la strada, anche da una finestra all'altra, c'era qualcosa di familiare che non si può spiegare, non lo so perché, non perché ho sentito questo sentimento verso non la città, ma il paese in sé. E quindi dopo naturalmente sono finita a Roma, quindi avevo questa impressione di questa città così solida, così come fosse veramente eterna, così questa pietra, questi palazzi. Mi hanno fatto molta impressione, anche se io abitavo una stanza mobiliata, proprio in quella via dove vivo oggi. Stranamente mi sono capitata qua affittando una casa, mi ricordo che avevo un baule che rideva mio marito sempre di questo baule ed ero seduta quasi per terra e stavo scrivendo. E finalmente stavo scrivendo il mio primo libro che si chiama, che è uscito di nuovo, Chi ti ama così? È uscito nel 59 della Marsilio Editori. È molto bello perché Mario Luzzi, il poeta, e Romano Bilenchi hanno scommesso allora e Luzzi ha detto che io scriverò sempre che sono un poeta, perché è poetico. E Romano Bilenchi, che dirigeva la collana da Marsiglio, ha detto di no. E naturalmente ha vinto Luzzi 50.000 lire allora
sono andata avanti anche perché io credo che non basta mai dire, non basta mai testimoniare, non basta mai denunciare quello che vedo, quello che vivo, quello che non va. Assolutamente, io credo che ogni scrittore in qualche misura è testimone della propria epoca, della propria storia, e sa scrivere soltanto quello che ha visto, quello che ha vissuto, se non è fantascienza, se non invenzione. Io sono molto attaccata alla realtà, assolutamente, ma proprio con i piedi per terra. E credo che non solo io, ma anche gli altri scrivono di quello che hanno visto e vissuto in qualche misura. E mi interessa ancora oggi, assolutamente, ogni giorno io vivo seguendo quello che accade nel mondo, quello che non è giusto, ossia sono poche cose giuste nel mondo. Comunque qualcosa c'è sempre, come avevo scritto anche nei diversi miei libri, questa luce improvvisamente che c'è, perché dobbiamo anche poter vedere, capire la luce. E la luce può essere soltanto una mano che ti porge un guanto bucato, oppure uno che ti chiede in un campo di concentramento come ti chiami, perché non avevi nome, soltanto numero, oppure un'ombra di marmalato, una gavetta. Nel senso che queste sono state le luci nella prigionia. Io parlo della prigionia, che è anche prigionia, perché non si può dire che è prigionia, perché una prigione dalla quale tu non esci più, mai. Nel senso che il periodo più nero che abbiamo vissuto nel Novecento è proprio il nazifascismo. E quello che io ho vissuto sicuramente vive dentro di me e porto dentro di me, e non mi stancherò mai di raccontare ai ragazzi nella scuola, che ormai da 60 anni che vado nella scuola a testimoniare ai ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di questi racconti, perché sanno poco, studiano male e poco, è troppo poco, e quindi bisogna che tu racconti, e loro assolutamente hanno un bisogno enorme di sapere proprio per il loro futuro. Anche la cosa positiva, anche se sono positive così paradossali, se vuoi, però quanto è totalmente buio, anche un po' di marmalata può essere la luce, può essere il faro per sperare, per andare avanti, che vale la pena di vivere. Infatti mi ha chiesto Papa Francesco cosa era quel buco nel guanto. Io ho detto la vita, la bontà umana, che non è tutto perso. Quindi in certi momenti nella vita anche una minima cosa può rappresentare la totalità e la bontà umana. Ed è molto importante, secondo me, anche a raccontare ai ragazzi, perché non possono vivere, nessuno può vivere senza speranza. Se non c'è, ci inventiamo. Comunque c'è, non è mai perduto tutto. Anche se stiamo vivendo un periodo dove sembra di nuovo che l'uomo sta perdendo la ragione, ossia ha perso la ragione, perché questa guerra in Ucraina è assolutamente un nonsense pieno di menzogne e di cose folli, veramente è una cosa molto dolorosa. Beh, tutte le guerre sono dolorose, tutte, ovunque siano, mi riguarda da vicino, anche quello che è lontano, perché non c'è lontananza oggi, sappiamo tutto, vediamo tutto, siamo super informati. E quindi ci riguarda da vicino qualsiasi cosa. Quello che non pensano oggi in generale, perché tutti parlano adesso di questa terribile guerra, è bisogna pensare al dopo. Un certo vissuto ti lascia una ferita eterna, una cosa che non guarisce mai. E quindi coloro che usciranno di questo disastro adesso sicuramente portano dentro per tutta la vita questo lutto. E questa cosa assolutamente inguaribile, certamente non è paragonabile ad Auschwitz o al nazifascismo, però sono sempre guerre dove innocenti perdono la vita, bambini, donne. È una cosa terribile che noi dobbiamo assistere ancora a un disastro umano di questo genere, che lascerà un lutto senza fine sicuramente. E quindi non certamente che ci riguarda molto più vicino adesso, perché sempre dietro la nostra porta,
quello che è un po' più lontano magari ci tocca molto meno, anche se non è giusto, perché dovrebbe toccarci qualsiasi ingiustizia e qualsiasi violenza e massacro di persone innocenti, che è una cosa terribile, perché adesso nascono i bambini orfani, donne vedove, voglio dire, cosa sta alla fine? Perché non pensiamo alla fine? Perché il dopo che è molto difficile riparare la vita, ricominciare la vita, e vivere dove, quando, come, per noi è stata una tragedia dopo, che non sembra che il mondo non ti accoglie più, almeno per noi era così, io spero che non sarà così dopo la guerra, perché ci sarà un dopo. E il dopo è un grande problema sempre. Al momento non ci pensiamo, non vediamo l'ora che finisca questa guerra. E dopo? E sarà molto molto difficile a riparare questa ferita, molto molto difficile. Edith, ti faccio una domanda. Il dopo è stato, è difficile ricominciare. Tu hai ricominciato anche grazie alla scrittura. Cioè la scrittura sì. È qualcosa che ti ha dato la forza di ricominciare e l'hai fatto in lingua italiana. La scrittura della poesia invece in lingua italiana è venuta dopo della prosa. E la scrittura poetica è cominciata nel 75, ho pubblicato il mio primo libro, anche perché avevo un marito poeta e quindi avevo un po' di pudore, un po' di aspettare, però poi mi ha presentato un'immagine di quello che è una poesia che si chiama L'uguaglianza padre, perché da quanto siamo stati sbattuti giù del vagone piombato, e mia mamma era disperata e urlava cerca tuo padre, dopo la selezione, dopo la divisione. E io ho visto un gruppo di uomini nudi che stavano allontanando e ho visto questa figura magra che tra gli uomini, che ho detto a mia mamma, è quello lì, papà, che non era lui naturalmente, però ho inventato una figura perché era alto, magro, e ho calmato un po' lei, è lì, papà, è lì. E quindi è venuto in mente il tema dell'uguaglianza, nel senso che eravamo condannate tutti allo stesso destino, poveri, ricchi, qualsiasi famiglia, nel senso che questa specie di democrazia nera già arrivata nel ghetto, perché eravamo condannati tutti allo stesso identico sorte, anche se non sapevamo assolutamente quale. No, non è immaginabile una cosa del genere. E quindi mi è venuta in mente questa immagine e ho scritto la prima poesia, che era L'uguaglianza padre. Che bellissima, peraltro. E poi ho continuato naturalmente, perché avevo tante cose, anche questi giorni ho scritto 3 poesie, perché mi vengono in mente qualcosa, a volte basta il titolo, un'immagine, e poi mi siedo e lo scrivo, ma sempre scritto, perché ho scritto 4 libri di poesia fino adesso. E io spero che scriverò ancora, perché per me la scrittura potrebbe essere stata anche all'inizio, se vogliamo, una sorta di terapia. Però poi dopo è diventata una cosa molto più cosciente, un dovere civile, nel senso anche di non dico missione, perché non mi piace la missione, sai, in qualche cosa, in qualche maniera di preghiera. Ma io credo per me è stato un grandissimo aiuto di la scrittura, la lingua, e quindi quasi posso dire che veramente come prima, che ho già detto, che è stata la salvezza. Ti ha riparato la vita la scrittura? Sì, per me la scrittura è ossigeno, assolutamente. Non ho bisogno di scrivere, anche perché molte cose non puoi raccontare, perché non arriva, non... Invece nelle poesie ha un senso diverso, è una come amplificato questa cosa, non si perde la parola mentre tu parli, invece lì è come vive sulla carta in qualche misura, secondo me. Hai accennato alla relazione fisica con la scrittura che hai? Sì, molto. Forse perché sono una donna, può darsi, non lo so, perché gli uomini sono scrittori generale molto mentali, mentre le donne sono un po', se vogliamo, un po' di sentimentali o di pancia, come si dice. Ma io ho scritto tutti i miei libri a mano,
proprio su nel grembo. Era come un parto, uno dietro l'altro. Sembra anche perché tra me e quello che avevo scritto, quando già arrivo alla macchina da scrivere, perché io ho scritto con Olivetti sempre, e già c'è un distacco, come un distacco del cordone ombelicale. Veramente sono molto, molto fisico per me la scrittura, molto lo vivo, ed è con il mio corpo che esce, non dalla testa, proprio di quello che sento. In generale sono totalmente libera di andare avanti, non giro intorno alla cosa per fare la bella scrittura o trovare una parola unica. No, e le parole nascono già dentro di me, le parole sono pronte per venire fuori. Quindi ho già maturato in qualche maniera quello che sto scrivendo. Anche sia nei inizio un libro, per esempio, io non so quanto sarà lungo, cosa voglio dire, però inizio. E il libro finisce da solo. Quando arrivo a un certo momento, sarà 100 pagine, 110, 100, e quello che volevo dire in quel momento ho detto. Sicuramente il libro si ferma da solo, quindi c'è un freno e niente, finito. Posso... E poi magari il prossimo libro ha altre cose da dire, ecco. A proposito, buongiorno Edith Brooke. Buongiorno. Buongiorno, sono Luisa Ricaldone, sono molto onorata di conoscerla, anche se il suo nome, grazie, oltre che dai suoi libri, mi è molto noto, perché mio marito conosceva suo marito, ha scritto anche sulle testi di poesia di suo marito, e quindi i vostri nomi parlavano. Prego? Dimmi chi era tuo marito. Si chiama Luzzi, Giorgio Luzzi. Ah, Giorgio Luzzi? Sì. Ma non c'entra niente con il nostro Luzzi, no? No, ma è un Luzzi con due Z questo. Ah, due sì, Z. Ma lo so. Sì, sì. Luzzi. Dicevo, dicevo questo, mentre lei parlava della luce nella speranza, io mi ero segnata dei versi che richiamano questa luce, che sono tratti dai versi vissuti, che dice: appena un gesto, uno sguardo, come quando nei lager ti concedevano una patata, una rapa, un guanto bucato. È bella in quei momenti la vita. E sono versi densi, ecco, no? Li avevo segnati, me li ero appuntati perché quando lei scrive che se non c'è la speranza io me la invento, no? Mi è sembrato una frase, è un modo anche di rapportarsi all'esistenza, che può dare anche degli insegnamenti, insomma, no? Ecco. Però io volevo chiederle tutt'altro, volevo chiederle un'altra cosa, e cioè il cinema. E in particolare il libro Transit del 78 e L'attrice del 95, dove in effetti la rappresentazione cinematografica assume un ruolo centrale nella narrativa. E allora volevo così sentire da lei il senso, la portata, il valore che ha avuto per lei rappresentare cinematograficamente parte della sua esperienza nei campi. E allora diciamo che sì, che Transit è un libro che mette insieme due esperienze. Uno, che mio marito stava girando a Belgrado, un film di un mio racconto, era il suo primo lungometraggio, Andremo in città, con la Geraldine Chaplin e Nino Castelnuovo. Io ho seguito, ho fatto la sceneggiatura anche, e sono stata con lui tutto il tempo. E lì è successa una cosa molto strana, perché sono entrata in un negozio a Belgrado per comprare un paio di pantaloni per la scena, per Nino Castelnuovo, e il direttore del negozio, cioè durante la
il regime comunista, mi ha aggredito come ungherese, perché pare che gli ungheresi hanno ammazzato 30.000 persone quando i fascisti, quando sono entrati in Jugoslavia, odiavano gli ungheresi, quindi siamo sempre lì in queste guerre allucinanti, e mi ha preso per un ungherese naturalmente, perché c'era un ragazzino nel negozio che parlava ungherese, perché questa parte della Jugoslavia era ungherese una volta, quindi parlavano ungherese, e mi ha aggredito, mi ha rotto il polso, mi ha chiuso dentro nel negozio, massacrato, e urlavo, poi alla fine è arrivato la polizia e mi ha lasciato nel bosco, totalmente nella la sera. Quindi è stata un'esperienza assolutamente allucinante. E poi invece sono stata di nuovo a Belgrado, sono stata consigliere di Gillo Pontecorvo quando ha fatto Capò. E quindi ho messo insieme le due esperienze e ho fatto Transit. Invece l'attrice è una cosa diversa, perché Primo Levi mi pregava di, se io ce la faccio, perché lui non ce la faceva, mi aveva detto di nominare tutti i campi di concentramento. Allora ho inventato questa attrice che finisce in America, una ebrea deportata, che poi per rilanciarla, se lei ha letto il libro, riportano in Germania. E lì in quell'occasione ho descritto 800 campi. E alla fine ho smesso, perché non ce la facevo più andare avanti, perché era più di 1635 tra quei pochi in Europa occupata. E non ce l'ho fatta neanche io, quindi ho promesso a Primo Levi, ma non ce l'ho fatta. E quindi ho totalmente inventata la storia, però potrebbe al limite anche essere vero, voglio dire, ecco. Ecco, anche la parte in Transit in cui c'è nei suoi libri racconta, e non potrebbe essere diversamente, questo tema immenso che è quello della fame patita. E in questo, però in Transit lei la racconta in modo diverso rispetto a Chi ti ama così o al pane perduto, no? La racconta nel momento in cui spiega al regista all'attrice come mangia. Sì. Sì. All'attrice come mangia un morto di fame. No? Ecco, sì. E come lei dice, i gesti concitati di un affamato, la sua paura di essere derubato della brodaglia, della gavetta, del cucchiaio, per evitare di essere puniti. Perdere il cucchiaio, che valeva una porzione di pane, significava anche una punizione. Ecco, ma io ho trovato molto impressionante lo sguardo, diciamo così, tecnico cinematografico su un'esperienza come quella della prigionia, come quella, insomma, della vita, per così dire, della non vita in un lager. E quindi c'è questa frattura, insomma, questo rapporto che c'è tra il regista, ad esempio, che dice deve essere un assalto ai bidoni, non una passeggiata. State morendo di fame, questo dice, no? Il regista nell'attrice. E quindi c'è uno stridore, no? Tra l'aspetto tecnico e anche un po' di fa star male, e un pugno nello stomaco, insomma. Infatti sono andata via dopo un mese, sì. Ecco. Ho resistito un mese soltanto, poi quando Gillo Pontecorvo un giorno ho detto vieni, ti faccio vedere una sorpresa, ha aperto un magazzino enorme che era pieno di finti morti, sono dei pupazzi, voglio dire, no? Sono rimasta così male, soffrivo veramente, ho detto me ne vado, non ce la faccio più, anche perché dovevo insegnare l'attrice come i geloni, ai piedi, i geloni, alle mani, alla Susan Strasberg, che naturalmente ha vissuto nella sua America ricca, non capiva niente, nel senso che era molto difficile spiegare cos'è la fame, cos'è il freddo.
e quindi era molto faticoso, però avevo bisogno di soldi, perché davano 400.000 lire, tra l'altro mi hanno dato soltanto dopo quanto sono tornata, e quindi ho fatto... Dopodiché poi improvvisamente ho cominciato a lavorare anche nel cinema e anche per, soprattutto per la televisione, per moltissimi anni, molti. Ho fatto sempre delle cose di persone emarginate, come... ciechi, ho fatto i nani, facevo donne sole, uomini soli, vecchi, ho fatto tantissimi anni alla televisione e poi ho fatto due lungometraggi con attrici, due film veri, uno del, mi ha colpito molto il film, il libro di Camon, Ferdinando Camon, che parla della madre, sì, altare per la madre. E io, in qualche maniera, mi sono identificato con questa madre, con i bambini che guarda, che compra l'uovo, che lui descrive questa vita paesana, no? Di questa, non so perché. E l'altro film invece che ho fatto improvviso, quello del ragazzino, che veramente ha ucciso una donna sul treno. E io ho visto sui giornali questo ragazzino su 15 anni che porgeva la mano per i carabinieri per essere linciato. E non lo so, io ho pensato a mio fratello che ho perso nei campi, perché aveva questo viso innocente, questa indifeso, così solo, così era impressionata l'espressione del ragazzino, e ho scritto un soggetto e ho presentato e ho preso un produttore, accettato, coproduzione con la televisione spesso, e ho fatto questo film, la cosa incredibile che poi il marito di questa signora che lui ha ucciso sul treno, che era un cronaca nera, mi ha denunciato di aver sfruttato questo tema e sono stata subito, non anche sono andata al processo a Torino, perché lui è un ingegnere della Fiat e questa è la moglie che è una professoressa poi. E mi hanno assolto immediatamente per contenuto poetico. Di questo del film, nulla, non è successo nulla, però io ho ragionato nel senso che c'è un ragazzino di 15 anni su un treno, c'è una professoressa di 40 e questo ragazzino pare che ha allungato la mano verso il ginocchio di questa professoressa di Torino e lui l'ha scappeggiata. E quindi non credo che una reazione giusta questa, una reazione... È normale quello togli la mano, ragazzino, nel senso di parlare invece di alzare la mano. Ed in qualche maniera ero nella parte del ragazzino, forse per mio fratello, così innocente, così malaticcio. E anche questo ragazzino non aveva genitori, era mezzo orfano, non lo so. Comunque mi ha ispirato un'immagine soltanto, questa mano che era attesa verso il carabiniere. E quindi sempre mi ispira qualcosa, o quelli che non hanno voce, come i nani, i ciechi, per esempio, in Italia sono tanti, ma nascosti, e non ho mai chiesto cosa li dole, come vivono, come sono visti, oppure invece facevo cose che improvvisamente mi ispirava un'immagine. E quindi sono buttato un po' nel cinema. Il cinema per me è stato come essere fuori del mondo. Perché tu pensi che dietro quell'obiettivo che esiste il mondo fuori, non pensi ad altro, soltanto a quello. Quindi quasi, come ho detto io, sempre un riposo faticoso, molto faticoso, però non pensi null'altro, soltanto a quello che stai girando. E quindi io ho letto in una sua in un'intervista che lei ha rilasciato a Valentina Ruggeri, che dice: il cinema per me è stata una distrazione, una bellissima vacanza, una faticosissima vacanza. Sì, esattamente, è stato così, sì. È stato questo, insomma. Sì. Per me è quello che mi importa soprattutto la scrittura. E il cinema è tutta un'altra cosa, però il cinema è veramente un riposo molto faticoso, perché hai da fare con 30 persone intorno. E poi, però devo dire che come donna erano già abbastanza abituati a obbedire gli uomini, perché erano tutti uomini intorno, no?
Era già abbastanza matura l'Italia per tollerare una donna regista, perché c'è la Cavani, la Bert Müller, quindi certo. Non ero la prima, sì. E certo. Quindi non, erano molto gentili anche, devo dire, aiutavano molto. Però non avevamo la gru, io arrampicavano sul albero, perché ti danno sempre il meno mezzo possibile, perché sono film poveri, voglio dire. Film che costano poco, perché non ti concedono più di tanto. Doppiamente fatti così, io perfino ho spazzato la cucina dove giravo. E quindi non concedevano, non ero Visconti che spendeva 100 volte più di quello che ho speso io per un film. Perché poi non ti danno più di tanto, ecco. Devi improvvisare, ho tovaglio, ho portato di casa, per dire, no? E quindi il meno possibile spendere, ed è così, però è stato un lavoro bello, però molto, molto faticoso. Poi mio marito ha fatto molto, non molto cinema, soprattutto lui faceva documentari prima, dei lungometraggi, sempre molto impegnati, come Fratelli Rosselli, Matteotti, sì, certo. Tutte queste cose. Dopo il primo lungometraggio dato da un mio racconto, questo Andremo in città. E poi dopo ha fatto altri, ha fatto Rimbaud, ha fatto La schizofrenica, La colonna infame, diversi film. Non so se sia opportuno, ma perché siamo in una società italiana delle letterate, però io mi permetto, visto che lei ha citato già più volte suo marito, di leggere l'incipit della poesia Vali più tu, posso? È molto bello, devo dire una cosa prima che lei, che sono stata a Assisi l'altro giorno e ho parlato con 1000 ragazzi, proprio 1000, più di 1000, ed avevo una grande striscia così, che ho visto, ho scoperto solo sulla fotografia che hanno mandato, che c'è scritto Vali più tu, era molto bello, molto, molto infatti, bello. Infatti, sì. Dice Vali più tu? Coi tuoi piedini piatti d'orsacchiotta, coi tuoi occhi asimmetrici, col tuo codino d'anatroccola che alzo quando bacio la nuca, vali più tu con tutti i tuoi malanni, i tuoi veri spaventi immaginari, con la tua contezza appresa dalla vita e non ti fu mai tenera. Vali più tu in difesa di me che mi difendo, vale più un tuo sfogo del mio stare zitto, vale più un tuo sogno di una mia conquista, vale più un tuo sabatte di una mia domenica, vale più la tua fame del mio appetito, vale più un tuo detto di un mio verso, vale più un tuo accento sghembo di una mia rima, vale più la tua mente fresca della mia mente libresca, vali più tu che canti della tua tosca, vali anche più tu con me vicino. Sì. Che è bellissima, no? Questa... Ecco, molto, sì, sì. Molto belli. Me li ha portati adesso Giorgio, appunto. Allora, vede che siamo qui, io sono qua da sola, ma in realtà c'è anche dell'altro pubblico più in là. Io mi ero ancora segnata una cosa, ma a cui lei già chiaramente lei già ha risposto, e cioè che leggendo i suoi libri, i suoi romanzi, mi viene sempre in mente la nota frase di Karen Blixen che poi a Nare l'Africa, no? Ogni pena la mia Africa, sì. Sì, ogni pena può essere sopportata se la si narra o se se ne fa una storia oppure un film, no? Potremmo ancora aggiungere. Sì, sì, no? Sì. Direi che la sua vicenda letteraria fino qua testimonia questo anche. Non so se... Grazie a voi veramente. Volevamo chiedere a Edith se avesse modo e voglia di leggerci una sua poesia. Ci piacerebbe molto. Io posso far leggere, perché io vedo poco, la mia amica, la mia assistente che vive con me da 7 anni, la mia Olga che è ucraina e stiamo piangendo insieme, e lei legge molto bene e molto spesso chiede, no, è sempre lei a leggere. Siamo contenti di ascoltarla. Appena... Sì, vieni Olga. Sì, che cosa io leggo? Buonasera. Buonasera. Madre Dio, buonasera.
Dipende, oppure quello che ha portato via il Papa, possiamo anche... Questo leggere. Giugno, è uscito a giugno, ultimo libro delle poesie. Sì, quella che preferisce lei, preferite voi. Facciamo Madre Dio e Signore. Madre Dio? Sì, va bene. Sì, Madre Dio. Vieni. No, no, va bene così che non mi vedo. Madre Dio. Mi dicevo di pregare prima di dormire e io mormoravo qualche poesia imparata a scuola. Adesso penso a te tutte le sere prima di dormire e so che tu sei stata e sei la mia salvezza. Da piccola eri il mio medico, mi guarivi le ferite, eri la luce nelle mie paure del buio, dei cani aizzati contro gli ebrei, delle mille angerie quotidiane. Prima del ghetto, nel vagone mi hai incantata con il tuo magico sorriso e le tue mani buone hanno infuocato i miei capelli biondi. E lì, lì, durante la selezione mi urlavi, obbedisci, obbedisci, mentre un soldato mi ha strappato dalla tua carne. Pur avendoti persa, la speranza di rivederti era la mia forza. Ti invocavo per un anno, ogni giorno. Se cadevo per estreme debolezze, erano le tue mani a sollevarmi, anche dalla neve rossa del mio sangue. Eri sempre tu la mia salvezza, anche quando avevo capito che sei diventata Dio Cenere. Io ti invocavo e tu hai deviato una pallottola dalla mia gola. E travestita da suora mi hai detto, alzati per una radiografia, hai solo 20 minuti di vita. Eri sempre tu che mi hai rimesso alla luce dopo essere precipitata nell'abisso nero per un infarto. Mi hai restituito la parola dopo un ictus per lodarti, per invocarti e contare su di te fino alla fine, mia unica Madre Dio. Grazie. Grazie a voi. Edith, ti chiediamo ancora 5 minuti di pazienza che ti leggiamo la motivazione. Grazie. È un po' lunga, porta pazienza perché abbiamo un sacco di cose, ci abbiamo lavorato in tante e abbiamo tante di quelle cose da dire su di te che insomma ci siamo un po' perse felicemente nella tua scrittura e abbiamo creato questo documento, poi te lo mandiamo. Infatti volevo chiedere. Certo, te lo mandiamo, intanto te lo leggo. La scrittrice e poeta Edith Brooke, anche sceneggiatrice, regista, attrice, ha fondato gran parte della sua opera in prosa e in versi, consistente in oltre 20 libri tra romanzi, racconti e sillogi sul proprio vissuto. Ogni libro ha alla base un segmento di fatti della sua esistenza e si affida a una voce femminile come un alter ego per la narrazione. Ungherese di origine di un piccolo villaggio da cui viene deportata non ancora adolescente, ha attraversato paesi e idiomi fino ad approdare in Italia, scegliendo l'italiano come la lingua dei suoi scritti. Già da bambina amava vivamente la poesia, la leggeva e la scriveva. La sera, anziché recitare la preghiera, recitava versi ripetendo a sua madre: «Mamma, voglio fare la poeta». Era una bambina ebrea, povera e molto sensibile alle iniquità che osservava e sperimentava su se stessa, la povertà, l'ingiustizia, l'emarginazione. E proprio questi aspetti spesso drammatici del suo vissuto sarebbero divenuti temi centrali della sua scrittura. La sua vita, come ci informano i romanzi, attraversa terre e dolori, speranze e lavori fino all'arrivo in Italia, dove la scrittura in prosa, in lingua italiana, procede con grande intensità e fervore. Questo non la distrae dall'amore per i versi. Continua a leggere numerosi autori, soprattutto ungheresi, e anche a tradurli, talvolta a quattro mani. Nel suo primo romanzo, Chi ti ama così, edito da Lerici nel 56 e poi da Marsiglio nel 74. La vicenda è quella della piccola Leila e apre il sipario sulla vita di Edith fino alla sua partenza definitiva da Israele.
Nei tre racconti che compongono Due stanze vuote, editi da Marsiglio nel 74, con prefazione di Primo Levi e finalista al premio Strega nello stesso anno, Judith, una delle protagoniste, è già adulta e per la prima volta torna al piccolo borgo in Ungheria e rivede la sua casa. È un racconto straordinario nel quale l'orrore umano del passato converge nel presente. La domanda costante che attraversa tutta la produzione letteraria di Edith Bruck è: chi sono? Dov'è il mio posto? Qual è la mia lingua, il mio paese? Così nel Pane perduto, uscito nel 2021 per la nave di Teseo, dove la piccola Ditke rivive una rinascita dolorosissima attraverso la scrittura, da un'esistenza povera ma sostanzialmente serena ai campi di sterminio e poi il peregrinare in cerca di una identità, di un luogo, di una lingua. La narrazione segue una scansione temporale dalla vita nel villaggio ungherese all'arresto, alla prigionia, all'approdo in un nuovo paese. Sballottata da un luogo all'altro, da un lavoro all'altro, per sopravvivere, da un paese all'altro per cercare un presente, la storia di Ditke si srotola tra delusioni, divisioni, fughe e ritorni. Cito: «La novità mi aveva scombussolata, senza però scalfire l'io profondo, dove continuava a fermentare il mio vissuto sempre presente. Fino all'arrivo in Italia, a Napoli, dove ricomincia a intravedere un futuro, e poi alla volta di Roma, dove finalmente questa figlia adottiva dell'Italia, come lei stessa si definisce, trova serenità e dove avviene l'incontro con Nello Risi, cito, l'uomo eletto tra milioni di uomini, destinato a divenire suo marito». La scrittura di Edith Bruck rivela anzitutto la scelta della lingua italiana come valore acquisito nella ricerca della propria identità. Scrivere poesie in una lingua che non è la propria lingua madre è una prassi che con poca ricorrenza viene analizzata e discussa, al contrario di quanto si dibatta giustamente di traduzione della poesia. Si sperimenta così cosa significhi non solo scrivere in un'altra lingua, soprattutto in versi, ma muoversi fra due lingue e di certo fra due vite. Di questa natura è lo strappo nella produzione artistica che induce l'autrice a uscire da sé, dalla propria identità e affrontare la scrittura in altro idioma. Dello scrivere come relazione col corpo e in altra lingua, della sua vasta produzione in italiano, in prosa e in poesia, parla Edith Bruck stessa e racconta che certe esperienze si possono narrare solo grazie al distacco dato dall'uso di un idioma che non sia il proprio. E ancora, cito, «Ho sempre scritto a mano, col corpo tutto, scritto con la pancia, con le ginocchia, la mia poesia è molto corporea, quasi una relazione fisica con la scrittura. A cominciare dalla prima poesia in italiano, L'uguaglianza padre, nata dal ricordo della madre che nel campo di concentramento le chiedeva di ritrovare il padre». Il suo orizzonte tematico oggi rispetta e ingloba Edith bambina, che guardava al quotidiano e lo scriveva in versi, stimolata da ciò che la feriva. Oggi Edith continua a guardare in faccia la realtà, che comprende il presente e il passato, e a farsi trascinare dalla melodia della lingua per mettere in versi ciò che bisogna, che non bisogna dimenticare. E lo fa in italiano perché, confessa, la lingua italiana mi rende libera, per me è la salvezza. Libertà e salvezza che ispirano anche i modi e le forme dello scrivere nel campo di sterminio, ora raccontato nella sua tragica e sconvolgente concretezza, ora rielaborato nella direzione di un linguaggio che esprime l'indicibile, come è il caso del romanzo breve Transit, Bompiani 78, nel quale la protagonista, non disponendo di parole adeguate per rappresentare l'orrore, sceglie di usare i gesti. Anche i gesti servono per analizzare, capire e far capire, in uno sforzo di indagine e di decifrazione del mondo concentrazionario, talvolta narrato in presa diretta, tal'altra sussunto ed evocato in romanzi di finzione. Di notevole impatto letterario e umano i momenti in cui l'autrice narra il ritorno a casa, il distacco di coloro dei quali e dalle quali la protagonista e la sorella sopravvissute si aspettano un abbraccio che non arriva, perché fra chi aveva vissuto le loro esperienze e gli altri e le altre, virgolettato, si era aperto un abisso, scrive. Il nostro avanzo di vita non era che un peso, mentre ci aspettavamo un mondo che ci attendesse, che si inginocchiasse dal pane perduto.
L'impatto con un mondo dolente e violento insieme, nel quale la fragilità delle donne si trasforma in forza e determinazione per ricominciare. D'altra parte, Brooke disse in un'intervista che non è mai tutto nero nella vita, anche dopo aver visto 7 campi in un anno. L'opera di Edith Brooke è uno degli esempi più significativi di una scrittura che mira a ricucire, rinsaldare, ricordare, riscrivere la propria identità e la propria storia per testimoniare, per raccontare, esaudendo la preghiera di chi non è tornata, e che prima di morire le disse: racconta, non ci crederanno, racconta, se sopravvivi anche per noi. Edith parlerà alla carta, perché essa ascolta tutto. Vado a chiudere. Proprio in quanto testimone della ricostruzione di sé, della propria storia familiare all'interno della storia, attraverso un viaggio umano fatto di scrittura e di lingua, affinché la propria storia, simile e pur diversa da quella di milioni di persone, venga ricordata e serva sempre da monito, e per la qualità dei suoi numerosi scritti, la Società Italiana delle Letterate ha il piacere di nominare Edith Brooke socia onoraria. Con questo omaggio, la SIL vuole ripensare e rimettere in circolo il dono delle parole e del pensiero di Edith Brooke, iscrivendola nella propria genealogia. Grazie. Bellissimo. Posso dire due cose? Grazie a te, certo. No, allora, chi ti ama così uscito nel 59? E poi, Anna, scusa, posso andare avanti? Sì, 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 ti stiamo ascoltando. Ah, ecco. C'è un'altra Anna che ha l'audio acceso e compare, sì. Scusaci. Va bene, e poi perché avete scritto che ha fatto l'attrice, io ho fatto una mezza pausa di 2 ore con Monicelli, che era un amico, quando lavoravo da parrucchiere a Roma, e mi ha detto: mi fai un piacere? Vai a litigare sotto il tetto con quello lì, in lingua che tale voi non importa. E quindi lui, che cosa che ho fatto nel cinema? Come attrice. Vabbè, non è attrice. L'attrice. Una presenza, niente, niente, niente. Magari che ho fatto regista, sì, questo sì, o la televisione, uguale. Però molto bello quello che avete scritto, va bene anche così, nessun problema, però forse è importante che il primo libro uscito nel 59. Per il resto sono molto orgogliosa di essere fra di voi. E spero di un giorno di incontrarci anche, assolutamente. Anche noi, appena speriamo. Avrò un minimo di tempo, perché sono pressa da impegni, allora verrò a trovarti. E grazie mille, grazie. Volevo ringraziare, nel ringraziare e salutare Edith, volevo raccogliere un messaggio che ci arriva da Serena Todesco, che è un italianista che è a Zagabria, e ci ricorda che proprio oggi è stata aggiornata la pagina dedicata ad Edith Brooke dal Center of Contemporary Women Writers della London University, e questo è la notizia a cura di Adalgisa Di Giorgio, e che naturalmente c'è un link a cui accedere per sapere meglio di questo aggiornamento, e noi ne siamo felici e come siamo perfette, no? Dentro le situazioni anche noi. Ben due riconoscimenti nella stessa giornata. Ma che bello! Grazie mille, davvero, grazie. Grazie, grazie. Al più presto voglio vedervi, d'accordo? Certo, ci conosceremo presto. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie, 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 a voi. Tempo, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie, chiudo il collegamento allora. Ciao. Grazie.